Ehi la ciurma, io sono la Zetessa e sono veramente euforico per fare una citazione colta. Ho comprato Shop Equip 2, non al day one ma praticamente, approfittando dello sconto datomi per il fatto di possedere Shop Equip 1 e dello sconto del periodo di uscita. E quindi siamo qui a provarlo insieme. Speriamo che vi possa piacere. Allora, tutorial. Non credo di dover fare il tutorial in realtà, però creiamo un nuovo charter. Anche female. Interessante il fatto che si possa creare donna. La creiamo donna? Una venditrice. Dai, facciamo questa follia. E la chiamiamo... un nome femminile che possa starci. Adalgisa. È bellissimo Adalgisa. Cioè, più medievale di Adalgisa che... Oddio santissimo, si copra un attimo, signorina. Hair color. Neri, dai, ci piacciono le more. Bionde, non ha capelli. Scusi, dove... voglio mettere i capelli però per... No, non la voglio calva in realtà. Scusa, andiamo un attimo al colore di capelli. Ecco, prendi il bio... Ma no, già che è biondo, terribile. Posh, Sirlaimi, Lion... Credo che siano lo stesso tipo di capigliature per gli uomini e per le donne, perché... Non si è mai vista una... Una donna di questo tipo. Ma che brutta. Che brutta. Cider. Mid hair. Ma. Lungo liscio. Afro. Long tied back. Ci sta, dai, un po' piattino, ma. Capelli. Ah, ok. No, beh, torniamo un attimo indietro. Colore degli occhi. Oh mannaggia la mia. Facciamo. Verdi, dai, che sono belli. Colore della pelle. Troppo pallida. Ma così mi sa che ci può stare. È comunque una lavoratrice, quindi non può avere la pelle chiara, perché sennò non funziona. Cioè, uno che sta all'esterno. No. No, non voglio cicatrici, grazie. Eyebrows. No, ecco, invece le sopracciglia magari sì. Ben curate. Ecco qua, slim cut. Dai, ci sta. Makeup. Deve... Oh, sì, ok, solo l'eyeliner, ci sta. Tattoos. Tre puntini. Twinkle star, che non si vede. None. Kit. Dai, si può vedere un negoziante. Chi andrebbe a comprare una roba da un negoziante? Cioè, dove ce l'ha la freccia? Ah, là. Dai, non è male questa freccia sul collo. Dai, mettiamo questa freccia sul collo. Upper body. Ah, tatuaggi. Ok, no, non voglio niente tatuato. Bra. No, scusate. Perché mi dice green bra ed è bianco? Green? Green? È sto sempre green, ma anche questo è green. Va bene. Anche no. Anzi che abbiamo avuto la decenza di coprire. Che non dia troppo nell'occhio, ma che sia comunque discreto, direi... Questo verde qua ci sta. Sto... Come? Niente stomaco? Ah, ok, i tatuaggi. Ah, rosa o niente. Ok, un po' bugato comunque la selezione, no? Months are life. Wet fish. Mona keeper. Alchemy. No, niente. Lower back.
No, non c'è niente. C'è solo Nan. Allora, andiamo qua. Left arm. No, dei tatuaggi. Basta con i tatuaggi. Abbiamo messo la roba. Right arm, left hand, right hand. Niente. Dettagli. No, ma perché tutti questi tatuaggi? Non siamo mica dei... dei briganti, ok. Blue panties, brown panties, red panties, green panties, black under, blue undies, hot undies, white undies. Quelli sono dei... dei boxer più che altro. Ma c'è la verde, mettiamo verde, così sta in tinta. Piedi. Sospetto tatuaggi, no. Ok, niente, va bene. Save and go back. Ok. Adalgisa, va bene. Open come cosmetic chest? No, nessuna cosmetic chest. Ah, eccola! Dai, non sta male. Cosa ci dice nel tutorial? Ok, niente, ci attiva tutto il tutorial. Ma io l'ho abbastanza visto, quindi non avrei bisogno di un tutorial, credo. Mi faccia skippare, magari. Buon uomo. Magari si muove anche un po' con queste... ma stanno macinando qualcosa, perché c'è del tipo della segatura che sprizza fuori da quelle rotelline. Ma voi lo starete guardando dal cellulare molto probabilmente, quindi non vedrete neanche le rotelline a momenti. E poi io cosa lo registro a 1080p 60 frame al secondo, voi me lo guardate dal cellulare. Wake up. Parli. Ah, away, finally. A wise man once said, stay in bed any longer and the day will make fools of... Ma non mi fai neanche leggere. I know it's a strange request, but could you please look at my feet? I highly advise to use something called a mouse. Great, I guess you aren't just sleepwalking. Ah, forse perché ho provato qualcosa che ha smesso di parlarmi. Let's see your legs work now. Usa was to walk around, you pick up those pants on the floor behind me. Ok, devo andare a prendere questi pantaloni. Ok, così sono un po' più esito. First things first, you're going to want to keep some clothes. Hit the inventory button. Ah sì, ok, perché sono tutta ignuda. Ah già, è vero, il tutorial è necessario per avere i vestiti. Me l'ero dimenticato. Read! None of the local authorities want to arrest you for public indecency. Close the menu by pressing the exit same button you pressed to open it. Ah già, è vero, cioè che se premi è... ah no. Se premi è esce, però è come nel primo Super Equip, devi premere sempre lo stesso pulsante con quello aperto. Ok, dice di entrare nel negozio e non entriamo nel negozio. Che schifo! Tutto è stato distrutto. Prendi questo e riequipa... cioè, noi stiamo... no... dov'è la scopa però? Ah, 4. Ok. Ah, no, però devo... ah, no, ok. Devo equipaggiarla. Metterla... qua. Ok. Quindi col tasto 3. Ok. Bene, puliamo. Le animazioni non sono ottimali, ma vabbè, è anche un gioco da 10 euro. Che altro mi sembra un po' legnoso nei movimenti. Un po' laggante quando giri. Ah, dobbiamo andare nella casa dove mi sto svegliato. Ok, andiamo là, posso correre? Ah sì, ho la stamina in alto a sinistra. Ok. Management house. Puoi controllare anche la città. This money, che money? Ah vabbè, mi ha detto 20. Tab, ok. Some furniture, ok, prendiamo un piedistallo allora. Ordina. Ok, ah già, è bellissimo perché c'è il timer adesso che si può vedere senza dover aprire il menu. No, come remove item? Ah, ok. Ok.
Ah, ma lo dice per piazzare quello, ma devo aspettare che arrivi. Arriva? Ok. Pick up container con la E. Ok, col 4 e lo piazziamo nel negozio. Ok, allora piazzerei rotate, eh? No. Col destro. Ah, ok. Lo metterei qua. Vai. Looks started to... Ah, no, ma si è messo a picchiare il... Quindi devo andare a ripararlo. Allora, mettiamo il martello qua e... Ripariamo questo. Ok. Va bene, sì. Ok, ordiniamo una bottiglia d'acqua. Va bene. Ma ogni volta devo andare fin laggiù. Questa cosa non mi piace tanto, di dover fare tutta questa strada ogni volta per andare a recuperare la bottiglia d'acqua. Cioè la bottiglia, gli ordini che fai, devi andare fin qua giù, non nel retro come era un tempo. Ah già, che bisogna usare la E. Salve buon uomo. E Eligius Manoman. Ciao Eligius Manoman. Posso saltare in questo gioco? Che bello. Ok, piazziamola sul piedistallo. Va bene. No, però, no, come lo pizza? Ah, aspetta. No, ma io devo aumentare... Come aumento il prezzo? Voglio... Aspetta, cosa c'è scritto? Increase price gun value decrease... Non vedo... cos'è quel pulsante? Ah, control più... Ok. Se la metto a 10, tipo? Profitto di 7, allora magari un pochettino di meno. Tipo così? 5 su 8 mi sembra onesto, dai. Però, no, scusa. Metti via, ok. Va bene, mi dice di aprire il negozio e noi apriamo il negozio! Vai! Yeah! Ah ok, è finito il tutorial. Però scusi un attimo, buon uomo. Io ho ottenuto solo dei pantaloni. Il resto del vestimento. Andiamo su single player allora. Select business. Ci sono tre slot, suppongo. Ah, che bello. Come lo creiamo? No, però non voglio il cappello. Bellino. Questo mi piace ma non mi sembra tanto da negozio. Metterei più... Questo è quello che mi sembra più da negozio. Questa roba di... Però mi sembra eccessiva però. Ok. Non è per niente gestita bene questa roba dello stemma, eh. E lo metterò così perché è l'unico che sta bene con quel. Business name lo chiamiamo... Mondo convenienza. Tanto per... Vai. Vai con mondo convenienza. Never steal table... Boh. Ok, non lo sapevo mai, era un consiglio magari importantissimo. Keepsake Hat, thank you for supporting our small indie studio. The Keepsake Hat will increase your charisma and carry weight. Ah, grazie, mi danno un... Ah, ok, perché avevo Shop Equip 1 e Shop Equip Character Creator, mi danno questo qua gold. Tutti vestiti gold.
E se no ho questo qua che è epico. E più ancora che. Oh my god, cosa vuol dire oh my god? È più importante epico o oh my god? Ah, weight 8, carisma 4. E questo qua mi toglie weight e carisma? Sì, allora no, mi tengo il keepsake qua. E niente, pronti a partire che adesso si va. Ah, ok, qua giro. Bellino, bellino. Allora, detto questo, quest abbiamo delle questi in alto a destra. Unlock the spirit skill, purchase a pedestal from the furniture vendor in town. Allora, prima cosa che tra l'altro non ci spiegano nel tutorial, non ci spiegano un kaizen in questo tutorial in realtà. Read event information. Ok. Le tasse. Le tasse le gestiamo qua dal signor Jill Fancy. Le tasse ci permettono di migliorare la nostra città, quindi abbiamo bisogno di mettere abbastanza tasse, soprattutto all'inizio. Perché lui è così piccola? Devo andare nell'impostazione perché no, no, cioè fai a mettere 50, ok. Va bene, sì, qua mi dice yeah, bella cosa. Tra l'altro me lo mette dietro, quindi non è un granché. E qua appunto possiamo gestire tutta la città e migliorare le varie cose, ma abbiamo bisogno di abbastanza soldi di tasse. Adesso non abbiamo tasse perché non abbiamo. Cos'è questo? Bucket. Ah, ho un secchio. Cosa me ne faccio del secchio? Un secchio, cosa ti aspetti? Ma non lo voglio il secchio. Butta via. No, non voglio un secchio in testa. Drop item. Ok, non mi interessa il secchio. È sparito. Ah no, è caduto qua. Ma intanto non mi interessa il secchio. Qua c'è un signor Father Edward che. Let your soul be blessed. Etheros? They were these changed things. Ok. Va bene, mi dice delle cose generiche. Ah sì, ok, mi dice questo cambiare visto. Ok, va bene. Sprint, adesso posso sprintare meglio. Yeah, guarda come vado veloce. Mamma, guarda come vado veloce. Ah, c'è il mondo convenienza scritto là sopra adesso. Però qua, perché qua e non là? Cioè il mio negozio è qua. Perché me lo mette là sotto il nome, dove c'è il tizio delle tasse? Boh. Ho già finito la stamina. Qui in questo mondo ci sono tantissime cose, tra cui appunto devo andare a esplorare per poter uscire dalla città. Non solo dobbiamo gestire un negozio, dobbiamo fare mille cose, quindi cioè, un negozio è una cosa diventata abbastanza secondaria. Infatti è uno dei problemi che hanno detto all'uscita. Però qua non c'è nessuno. Furniture vendor al fabbro. Ah no, il fabbro lo sblocco forse dopo. Devo andare al furniture vendor che non so dove sia però. Forse dall'altro lato. Buonasera signora. Signora, buonasera, buonasera. Anzi, dovrei parlare come una donna. Buonasera. Che poi non parlano così le donne, ma va bene. E non è sera, tra l'altro, quasi mattina, sono 5:52. Ah, ecco, furniture vendor. Buonasera. Compra. Non ho capito niente. Place displays in shop. Displays sono questi affari qua. Credo. Ma quindi non posso ordinarli da qua? No. Mi sa di no. È apparsa la luce. Va bene. No, senta, voglio parlare con lei. Ecco che c'è un punto esclamativo. Ok, ha detto che avrà più roba più tardi. Quindi noi torniamo al nostro negoziuncolo. Là il cuoco ancora non l'abbiamo sbloccato. Sono tutte cose che dobbiamo sbloccare, tra l'altro, vendendo e facendo queste. Quindi è molto più gioco di ruolo di quanto non fosse il primo. Il primo era molto più vendi e basta. E. No, scusate, però questa Wii è troppo piccola. Settings, graphics.
Ok, meglio. Ok, adesso si legge anche cosa c'è scritto, si vede la strada. Ok. Allora, piazziamo quindi questi quattro piedistalli. 1, 2, 3 e 4. Anche se così sembra un po' vuoto. Ordina qualcosa. Va bene, lo ordinerei. No. 2, 1, 1. Dai. Abbiamo... No, non abbiamo così tanti soldi. Prendiamo delle bottiglie d'acqua. 64, va bene. Come mi mette via quell'affare? Non voglio quel... Scusi, ma... Ok. Ritiene quel prezzimetro là in mano, anche se non lo voglio. Adesso c'ho quell'affare in mezzo dallo schermo là che mi rompe l'anima, eh. Respira in modo molto mascolino, però la nostra Dalgisa. Aumentiamo un po' il prezzo. No, mi scusi. Come... Ah. Allora, 29. No, mettiamo queste e... Abbiamo detto che le abbiamo pagate 30. Ma mi scusi. Ah no, così. No, ok, facciamo 50. Va bene. Adesso me lo tiene salvato, vero? Sì. E poi questo abbiamo detto che lo mettevamo a 8. Vabbè. Ok. Avrei bisogno di un'arma però. Intanto apriamo il negozio perché no, mi è rimasto quell'affare in mezzo allo schermo. Mi turba brutalmente. Come... No, non posso chiuderlo. Ah, posso invitare gli amici, ovviamente. Che odio. No, cosa... Cosa devo fare? Non mi ricordo più. Ah no, volevo vedere se riesco a trovare per caso un'arma da equipaggiare da qualche parte. Perché ho visto chi mi pare The Long Gamer che aveva trovato un bastone dalle parti iniziali per poter picchiare gli eventuali ladri. Non so se fosse qui o da un'altra parte. A questo punto penso... Ah sì, eccolo. Ok, così posso equipaggiarlo e avere qualcosa da combattere. Ok. Ah, si può frugare anche tra i cestini. No, niente, l'ho mancato di brutto. No, è odioso quello a fare, ma adesso ci interromperemo qua, credo, e continueremo nel prossimo video. Ottimo, abbiamo venduto. Ok, andiamo a pagare le tasse. Pay any tax. Sì, ok, sì, i soldi che guadagniamo non vanno nel nostro inventario, ma vanno qua. Quindi, allora, tax control, pay tax e pay tax. Ok, qua abbiamo pagato di tasse un Kaiser, credo, perché... collecting tax 29, infatti abbiamo pagato 29 di tasse e abbiamo 20... Abbiamo guadagnato anche 29, tipo. Ma no! Ma che schifo! Mi sa che non sono stati tanto contenti del prezzo di quell'acqua perché mi hanno picchiato il piedistallo. E
No, però per stare non posso stare con le mani vuote. No, devo sempre avere qualcosa in mano. Che odio. Ordiniamo qualcosa, tipo altri due e un'altra bottiglia d'acqua. Vada. E detto questo, direi che possiamo salvarci. Salva in automatico? Spero di sì. Ah, ci sono vari achievement. No, non tantissimi in realtà. E ci vediamo nel prossimo video di ShopKeep 2, che registrerò praticamente di seguito, ma non voglio farlo durare troppo questo episodio. Quindi ciao a tutti, buona giornata e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!